Ma senti, se continui a sostenere quel tono di sfida con mia madre è peggio. Ecco, tutta è la colpa a me. Si direbbe che ti dia fastidio l'importanza che diamo a quel quadro. Non mi dà fastidio, osservo soltanto che l'importanza è tale che tua madre sospetta di me. No, non è esatto. Comunque con questo stato di cose deve ben capire come sia inopportuna la presenza qui di tuo zio. Perché? Ma perché, perché? Non voleva la pena che mi dessi tanto da fare per nascondere ai miei la verità su tuo zio, perché poi lui venisse qui a... Quello che faccio io in America non riguarda voi. Caro zio Joy. Caro zio Joy. Ma avere per caso in momenti come questi un caro zio che si fa la sua legge con la rivoltella alla mano... Basta! Io ho molta simpatia per voi. Grazie, grazie. Dispiacerebbe molto a me di gettare voi in mare. Ma dico... No, io non sono pazzo. Prego, non costringete me. Io getto voi in mare se voi non rispondete. Ma cosa devo rispondere? Dovete rispondere questo. Dove avete messo il quadro del Mosè che avete rubato? Voi siete pazzo. L'altro giorno voi avete lasciato impronte digitali sul mio porta sigarette. Con quelle Mr. Shampoo l'ha saputo tutti in archivio. No, ma qui ci deve essere un equivoco. Un equivoco terribile, signor Mark, io vi scongiuro. Non scongiurate, vedete che avete perduto persino vostro accento spagnolo. Niente Spagna! Voi non siete spagnolo, non siete scucchito. Mr. Shampoo mi ha detto vostro nome che io ho dimenticato. Siete stato cupier a Barcellona in bisca e un anno e mezzo in prigione a Marsiglia. Signor Mark, questa è la più vile delle calunnie. Io non ho fatto niente. Volete che vi butti in mare? No, no, fermo, 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 fermo. No, no. Fermo, fermo, confesso, ma fermo. Vedete, con buoni modi, tutto si ha. Sì, è vero, ho fatto il croupier, il ballerino, ho lavorato e il lavoro non disonora nessuno. Io ho conosciuto molti grandi lavoratori, anche quelli con lavori forzati a vita. Dove avete messo il quadro? Ma l'ho preso io, credetemi, signor Mark. Ma potete pensare che se io avessi preso il quadro sarei ancora qui. Ma sarei andato a venderlo. Non vi pare? È vero. Oh, Anna Maria! Avete fatto bene a venire, così potete salutare il signore Scocchito che parte! Donne di Spagna! Parlo bene vostra lingua. Voi non potete essere l'amante di quello stupido cicolò. Ora insultate anche un mio parente. Oh, scusami, io non so più quello che dico. Ah, ho preso granchio. Oh, che stupido. Se voi entravate in camera del marchese avreste visto... Che cosa? Che lui... faceva scenata a suo amante. Suo amante? Ma lei dava schiaffi a lui. Bom, bom. Io non sbaglio, solo amanti fanno così. E chi è? Miss Clavel. Oh, significante ragazza. Canaglia! Canaglia! Io sono molto dispiaciuto di avervi dato un dispiacere. Forse meglio, quel piccolo uomo... Non merita voi. Perché ingannarvi? Perché dirvi che vi ama? Ma perché? Perché? Per ottenere so io cosa. E io che l'ho portato anche in casa mia. Oh, well, un lontano parente. Ero pazza, cieca. E pagavate i suoi debiti? Sì, giocava, perdeva. E voi pagavate. Quando non avevate, andavate a Ruanda antiquario. La collana di smeraldi. Ma voi come sapete? Io so. Ma non sospettate di me? No! No! Sono incapace! Sono molto contento, Anna Maria. Voi permettete che vi chiami Anna Maria? Sono molto contento. Io so che per quadro voi non avete detto bugia. Sento la tono. Bene, dirò, il principe era l'amante della signora duchessa Sofia. E siccome io sapevo, essi hanno voluto che io stessi zitto. Facevate ricatto. Bene, ora ditemi, cos'è questo libretto di banca con sopra 320.000 franchi? Sono le mie economie. Accidenti, che economie? Sapete, signor Marchi, avevo le redini della casa, la spesa,
ho approfittato un poco, capite? Oh, capisco, rubavate. Signor Mark, vi giuro, vi giuro. Non gridate così, che poi non avrete più fiato per quello che viene dopo, che è peggio. Ora datemi tutti i documenti che avete. Signor Mark, non ho nessun documento, io. No, 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 lo dirò tutto, lo dirò tutto. Dirò tutto, lì, nella giacca, cucite, internamente, vi sono le due lettere, prendete, ho detto tutto. Vedi che con buone maniere tutto si ha. E ora ditemi, poverino, che cosa sapete voi del quadro? No, di quello non ne so nulla, signor Mark, ve lo giuro, per carità, non ricominciate. Non ditemi quello che devo fare. Rispondete. Ma perché avrei dovuto rubare una cosa così pericolosa, quando invece con le semplici economie sulla spesa tutto andava liscio? That's right. Good. Oh, buongiorno, caro nipote. Buongiorno, signor Mark. Ah, potete anche dire zio, io non mi offendo. Signor Mark, sapete che Germano ci lascia? Oh, perché? Te lo domando a voi. A me? Ieri Giuliano De Scocchito, oggi Germano. Cos'è, volete mandar via tutta la casa? Cosa c'entro io? Signor Mark, vi prego di non scherzare. Germano è in casa nostra da 25 anni. E ora che vada via, no? Ma zio, cos'altro è successo? Io non so, Germano ha detto che vuole andare. Io non ho detto a Germano andate. Qualcosa di grave deve essere accaduto. Germano ha mandato a dire che sta male, che non può scendere, che se ne vuole andare. Io non credo affatto che stia male. Perché? Bisogna credere? Ma vorrei sapere qualcosa anch'io, però. E voi saprete? La vostra automobile? Per far che? Per andare al municipio di Rouen. Poi date uno sguardo al registro di anagrafe di Rouen. Anno 1912. Voi potrete leggere cose molto nuove per voi. Ma che cosa intendete dire? Ah, se io dico voi non credete. Sono 10... A un'ora e mezzo voi arrivate a Rouen, guardate, verificate, tornate e avrete fiducia in questo povero, non creduto, Joe Mark. Ma come voi mi... Ma su via, sono sciocchezze queste. Ah, guardate i miei occhi. Io vi giuro che nel registro di anagrafe del municipio di Rouen, anno 1912, voi potete leggere cose molto nuove per voi. Badate, Rouen non è lontano. Andate a Rouen, lo chiedo meglio. Va bene, ci vado. Scusami, cara, ma tu capisci la gravità. Se quanto dice tuo zio è vero... Oh, Stefano, ma è vero, se lui lo dice. Puoi credergli senza nemmeno andare. No, io preferisco lui vada. Sì, Marta, preferisco anch'io. Arrivederci, signor Mark. Buon viaggio. Tuo marito è stupido. Come avete detto? Buon viaggio. Ah. Stupido. Ma cosa leggerà laggiù? Leggerai i nomi degli abitanti di Rouen che sono nati nel 1912. E poi? E il nome anche degli abitanti che sono morti nel 1912. Ma gli hai giurato che leggerà cose nuove per lui? Il nome degli abitanti di Rouen che sono nati e morti nel 1912 non sono cose nuove per lui? Ma zio, perché hai fatto questo? Perché se il tuo caro Stefano mi stava sempre tra i piedi, io non potevo fare niente. E allora, vai, io ho bisogno di essere libero oggi. Voi avete dato molto denaro a Germano. Oh, signor Marta, tanto. Ma non avete fatto stupidaggini per trovare il denaro che lui voleva? Ma, signor Mark, forse voi avete pensato, o Germano vi ha consigliato. Ma che cosa? Ma dite a me tutta verità, io sono amico, quasi parente. Ma cosa volete dire? Il Murillo, il quadro, forse voi avete venduto per... Oh, no, no, mai, mai, sarei morta piuttosto. Il Murillo, ma come è possibile pensare? In
non piangete, chiudete il rubinetto. Io ho detto... Ma è spaventoso. Io voglio dire questo. Il quadro è nel castello. Io ho con me quattro aiutanti che hanno domandato a tutti i ricettatori di furti di Marsiglia, Bordeaux, a tutti i ladri antiquari. Nessuno a Murillo. Ma guarda che idee debbano venire certa gente. Prova da matti, 1912, 1912, io il 12. Ecco qua l'annata, 1912, gennaio, febbraio, marzo, auguri. Siete un bandito. Bandito? No, non è vero. Qualcuno, lui detto. Forse voi. Io? No, per pietà. Io brucio voi anche lingua. Musè, Musè con acqua. Oh. Io bandito. Bentornato, Mosè! Ma dunque possibile? E questo, duchessa? Ma sì, sì, è questo il Mosè! Ah, caro, caro, non c'è dubbio, è il Mosè! Come sono contenta, zio, come sei stato bravo! Ma dove l'avete trovato? Nella stanza del signor Darman. Ma chi ha rubato il quadro? Signor Darman. Darman, il nostro caro cugino, ma inaudito. Questo è uno piccolo disastro. È la rovina. È la rovina dei San Della Fitte. Sette generazioni distrutte. No. 7 milioni. Ecco, una volta gli è sfuggito anche il nome di Maria. Perfida Maria. Mi ricordo benissimo. E non sapete lui a chi riferiva? Veramente, qualche giorno dopo, gli chiesi se avesse conosciuto una Maria. Lui mi accennò una certa Maria de Closat, pare che fosse una celebre attrice dei suoi tempi. E una volta solo ha fatto il nome di questa Maria de Closat? Mi sembra che altre volte, ma confesso che non vi ho dato molta importanza. Ma gliene ho io, ok, thank you very much, Miss Clement, portate via il duca di qui. Oh, che sa? Eccellenza, permettetemi, il signor Joy Mark, un amico? No, un antiquario. Ah, oh, piacere. Straniero? Sì, ma ora andiamo di là, eccellenza, prego, andiamo di là. So tutto, so chi siete, anch'io so chi siete voi, uno cretino. Come avete fatto voi a vivere se non avevate più niente? E appunto per questo dovetti poi vendere il Murillo. Ah, siete dunque voi che ha venduto. Sì, io. E sapete chi hanno incolpato io? Voi? Oh, no, questo non sarà mai. Il nostro Joe Mark è innocente. Io... So chi ha venduto il quadro, ma è un segreto di famiglia e come tale lo saprete quando io non ci sarò più. Signor Mark, vi domando scusa. Voi siete un bravo giovane. Allora dovremmo respingere la proposta del ministro. Dovremmo dire la verità. Ma come è doloroso dire la verità in questa famiglia? Signori duchi di San Della Fitte, io dico a voi una cosa. Oggi è lo 16 di agosto, allo 16 di settembre potrete vendere il vostro famoso quadro. Vi rendete conto di ciò che dite? Vendere un falso? No, vendere il vero. Ma se l'originale fu venduto ai Vanderbilt? Voi avrete l'originale, faccio vedere io.
voi. Voi vorreste Rico comprare. Comprare? No, Joe il Rosso usa altri sistemi. Come voi vorreste? Stefano, signor Mark, noi vi ringraziamo.